Dopo tante polemiche, il campo torna finalmente a parlare. Le due rivali di sempre continuano a sfidarsi a distanza, impegni tutt'altro che facili per entrambe, contro squadre decise ed organizzate, pronte a sfruttare il fattore sorpresa. Buonasera, gentili ascoltatori, dallo Stadio Olimpico di Roma. Buonasera da Daniele Fortuna e da Francesco Repice, che grazie alla collaborazione tecnica di Stefano Catini vi racconteranno il primo degli anticipi della settima giornata del campionato di calcio di Serie A, Roma-Chievo-Verona. Un sentito quindi ringraziamento a tutti gli ascoltatori che stanno iniziando a seguirci, il nostro più sentito, la nostra più sentita vicinanza alla famiglia di Marco Ansaldo, il collega, l'amico, punto di riferimento etico e professionale per tutti coloro che hanno avuto la fortuna e il privilegio, ed io tra questi, di lavorargli accanto gomito a gomito per molti anni. Roma Chievo Verona, quindi adesso all'interno del terreno di gioco le squadre sono guidate dal signor Calvarese, che è l'arbitro del match, verrà coadiuvato quest'oggi da Tonolini e Paganesi, gli arbitri addizionali in area di rigore, Massa e Pinzani, il quarto ufficiale, il quarto uomo, Nicoletti di Macerata, della sezione di Macerata. Circa 40.000 spettatori sugli spalti quest'oggi allo Stadio Olimpico, galvanizzati evidentemente anche dalle parole di Rudy Garcia, che nella conferenza stampa di vigilia ha comunque si è detto comunque sicuro di poter vincere il campionato quest'anno, di essere più forte della Juventus. Il match dello Stadium che ha scatenato una serie di polemiche, speriamo possano esaurirsi, perché ripetiamo, il campo è tornato al parlare e quest'oggi il Chievo Verona intenderà vendere sicuramente assai cara la pelle, intenderà uscire con punti dal terreno dello Stadio Olimpico di Roma, lo Stadio Olimpico che martedì registrerà il tutto esaurito nel match di Champions League, il terzo impegno dei giallorossi di Rudy Garcia contro il Bayern Monaco di Josep Guardiola. Miralem Pjanić va a sistemare con cuore il pallone sul punto di battuta dal fronte offensivo destro della Roma, con l'interno del piede destro, la traiettoria d'uscita rispetto alla porta, difesa da Bardi, la rincorsa del giocatore slavo, il pallone in area di rigore, salta di molti, destro! E la Roma in vantaggio! Esattamente al quinto minuto nel corso del primo tempo cambia il parziale allo Stadio Olimpico di Roma. Mattia Destro è andato ad incrociare, incornando il pallone sull'incrocio dei pali, sotto l'incrocio dei pali alla destra dell'incolpevole Bardi, il corner battuto in maniera millimetrica, dobbiamo dire, a Miralem Pjanić all'altezza del primo palo, è arrivato in tuffo Mattia Destro, ha collocato il pallone lì dove Bardi non poteva veramente arrivare. La Roma al quinto minuto è già in vantaggio per 1-0, ha segnato Mattia Destro. Totti si muove tantissimo rispetto delle 38 primavere, continua a sventagliare il pallone da una parte all'altra, ora per Maicon di testa, Liaic di tacco, ancora Maicon, la manovra della Roma spettacolare, il corso in mezzo, destro, pallone che non arriva per questione di millimetri all'attaccante giallorosso, termina sul fondo, altra azione da gol costruita dalla formazione di casa al quindicesimo sull'1-0. Intanto altra giocata meravigliosa di Totti in mezzo al traffico, poi lancio lungo sulla destra per Liaic in area di rigore in posizione di ala, conclusione in rete meravigliosa di Adem Liaic, che è andato alla conclusione da una posizione impossibile, cercando e trovando il palo lontano a mezza altezza, nulla da fare per Bardi, ma ancora una giocata sontuosa di Francesco Totti, impreziosita dalla bellezza del gol di Adem Liaic. La Roma in vantaggio per 2-0 al 25esimo. Sempre dallo stesso corner la Roma va ad eseguire questi calci d'angolo, sempre da destra, sempre con Miralem Pjanić, cioè Francesco Totti che si incarica la battuta con l'interno del piede destro, la traiettoria di uscire verso l'area di rigore avversaria, parte il traversone, interessante il tentativo, calcio di rigore, calcio di rigore per atterramento di Daniele De Rossi ad opera di un avversario. Dovrebbe trattarsi, se non andiamo errati, di Frey che ha strattonato, anzi Deinelli che ha strattonato De Rossi in elevazione, stava per entrare in impatto con la sfera quasi all'ingresso dell'area piccola, un abbraccio anche veniale. Siamo al 32esimo nel corso del primo tempo, calcio di rigore in favore della Roma, atterrato De Rossi ad opera di Deinelli, il tiro dagli 11 metri del quale va ad incaricarsi ovviamente Francesco Totti, Totti contro Bardi, sta per partire la rincorsa del capitano romanista che andrà a battere con il destro, ecco Totti sul pallone con il suo tiro 200, 37 volte Francesco Totti, 3-0 per la Roma, siamo al 33esimo e la partita sembra virtualmente chiusa. Radovanovic che prova ad innescare Sardo dalla parte opposta, alla chiusura di Ashley Cole dopo l'intervento molto molto importante che ha di fatto contribuito alla successiva entrata di Ashley Cole ad opera di De Rossi, che di fatto ripetiamo ha messo in precaria coordinazione l'avversario. Roma nuovamente in avanti, Totti libero a sinistra, si accentra con il destro, pallone che sfira,
accanto al palo sinistro della porta di Bardi, ormai fuori causa, collo interno piede di Francesco Totti e tifosi della Roma che si spellano le mani, sfiora il poker il capitano romanista. Io mi chiedo come un giocatore di 38 anni possa giocare per 40 minuti praticamente e calpestando tutte le zone del terreno di gioco, sì, attacco, difesa, al limite della propria rigore, in fase di impostazione, di rifinitura, di chiusura, è andato a segnare un gol sul calcio di rigore, ne ha sfiorato un altro. Stiamo parlando di Francesco Totti, che ancora di prima prova ad innescare destro, questa volta però non c'è intesa col compagno di squadra, anche al recupero in interdizione Totti commettendo addirittura fallo all'altezza della linea mediana. Siamo al 40esimo, la Roma conduce per 3-0, la voglia di giocare però di questa squadra sembra inesauribile. Poi Totti che ferma il pallone in controllo aereo, riesce a resistere all'attacco di Kofi, ripetuto il pressing del giocatore di Eugenio Corini, ma Totti praticamente ha una specie di bostic incollato allo scarpino che gli fa rimanere il pallone allenamente al piede. Allora Roma che si tiene il pallone di fatto nella metà campo avversaria con Ecoll, da questi a Pjanic nella posizione di mezzo sinistro, avanza lui, palla al piede verso l'area di rigore, Ecoll di sponda verso Ljajic che prova una conclusione radente, pallone che rimbalza di fronte a Bardi e poi termina sul fondo, ancora un'opportunità per la Roma con la conclusione da lontano di Adem Ljajic. Siamo all'ottavo minuto, già loro si è ancora in vantaggio sulla Chievo per 3-0. Poi Nainggolan verso Ashley Cole, di prima intenzione a destra per Maicon, ovviamente il palleggio della Roma che questa volta commette un errore di grammatica con Maicon, recupera da terra addirittura Nainggolan, lancia sull'estremo settore di sinistra, Totti al volo, pallone deviato e poi parato in due tempi da Bardi, ha provato la prudenza incredibile, sarebbe venuto giù lo stadio. Totti da poco entrato in area di rigore, questione di centimetri, ha provato da sinistra al volo con l'interno piede destro, andando a basculare la gamba e catapultando il pallone verso la porta avversaria, lì dove c'è stato l'intervento in due tempi da parte di Bardi che ha evitato la quarta segnatura da parte della formazione allenata da Rudy Garcia. I minuti di gioco sul cronometro sono esattamente 11 nel corso del secondo tempo, 3-0 in favore della Roma, ancora un palleggio spericolato all'altezza del limite del rigore, di prima Totti, splendido Ljajic, prova ad incunearsi in mezzo a due avversari, poi si arrabbia a destra perché non ha ricevuto il pallone dal compagno di squadra di reparto. Adesso è calcio spettacolo dei giallorossi, 12esimo quasi nel corso del secondo tempo, la Roma in vantaggio per 3-0. Chievo Verona che prova a riproporsi con grande forza e grande caparbietà in avanti, ovviamente il match è finito, ovviamente non c'è più niente da dire per la formazione di Eugenio Corini ed infatti in questo momento il direttore di gara comanda la fine delle ostilità per quello che riguarda il primo anticipo della settima giornata del campionato di calcio di Serie A. Si stringono la mano Rudy Garcia ed Eugenio Corini, la Roma ha vinto per 3-0 sulle Chievo, le marcature tutte nel primo tempo Mattia Destro, poi la splendida rete di Adel Ljajic, il rigore di Francesco Totti, una ripresa di semplice amministrazione da parte dei colori giallorossi che hanno saputo così rispondere al meglio, peraltro o se non altro psicologicamente parlando, dopo la sconfitta chiacchieratissima dello Juventus Stadium, hanno voluto e potuto e saputo i giocatori giallorossi assimilare nel migliore dei modi le parole molto molto sferzanti di Rudy Garcia. Non resta che ringraziare i gentili ascoltatori per la preziosa collaborazione tecnica, Stefano Gattini per il più che mai opportuno intervento, e accanto a me in postazione cronaca di Daniele Fortuna, nel ribadirvi che la Roma ha battuto il Chievo Verona per 3-0 allo stadio olimpico della capitale Francesco Repice. Augura a tutti i radioascoltatori un buon proseguimento di serata.